avete anche avviato delle strutture, avete aperto delle strutture che riguardano i bambini, gli anziani? Sì, l'avevamo previsti nel piano di zona che ci è stato approvato a maggio del 2021 e quindi abbiamo previsto di attivare diverse strutture per dare proprio delle risposte all'utenza che ogni giorno quotidianamente deve combattere con i propri bisogni. Quindi abbiamo attivato dei servizi nidi comunali, li abbiamo accreditati, abbiamo attivato un centro diurno per minori disabili che è il primo nel comprensorio. Vista la necessità che c'era per dare risposte a tutti quei bimbi che soffrono di varie patologie quali l'autismo eccetera. Stiamo parlando di un'amministrazione che ha puntato molto sul sociale. È un'amministrazione che ha creduto, ha dato fiducia a vari professionisti perché siamo un'equipe multidisciplinare composta da assistenti sociali, psicologi, educatori, mediatore culturale e altri operatori extrascolastici, quindi ha dato fiducia a tutti questi professionisti e ha dato la possibilità a noi di attivarci e di rendere operativo ciò che è la 328 e la legge 23 già dicevano.